Ciao a tutti, in questo video vedremo come effettuare il jailbreak tethered su iPhone 3GS, iPhone 4, iPod Touch 3G e 4G ed iPad 2. Per prima cosa dovrete scaricare dalla descrizione del video Red Snow. Tethered significa che ogni volta che spegnerete il vostro iPhone o iPod o iPad dovrete riaccenderlo dal computer. Quindi, e molte applicazioni inoltre non sono compatibili con iOS 6. Quindi, se non siete utenti esperti, vi consiglio di non aggiornare, se volete mantenere il jailbreak. Una volta aperto Red Snow, connettiamo il nostro dispositivo al computer e clicchiamo su Jailbreak. Quindi, spegniamo il nostro iPhone. E una volta cliccato su Next dovremo mettere l'iPhone in modalità DFU. Per farlo dovremo premere 3 secondi sul tasto Power, 10 secondi sul tasto Home più Power e poi rilasciare il tasto Power e continuare a premere il tasto Home. Una volta riavviato l'iPhone non troveremo Cydia, ma dovremo accedere alle impostazioni e controllare il nostro indirizzo IP con il quale ci connettiamo al modem di casa. Nella descrizione del video troverete un programma che vi permetterà di connettervi tramite SSH al vostro dispositivo. Coda per Mac e PuTTY per Windows. Aggiungiamo una finestra di terminale e scriviamo il nostro indirizzo IP 192.168.0.7. Come username utilizzeremo root e come password alpine. Fatto ciò, dovete copiare una stringa di codice dalla mia descrizione del video ed incollarla e premere enter. Questo permetterà al vostro iPhone di scaricare Cydia ed installarlo sul dispositivo. Una volta terminato, il vostro iPhone effettuerà un respring e potremo finalmente aprire Cydia.